immediatamente dopo le fantasie mendiniane, dove Mendini, anzi i Mendini, giocano con tutto e su tutto. Poi un buon elenco di ciò che si chiama nel collezionismo privato l'avanguardia fra le due guerre. Toujours de Pero, Severini quando cessa di essere futurista per scoprire una strada nuova e più elegante. Un po' di Prampolini. Un balla elegante da salotto borghese degli anni venti, dove l'energia è totale, la voglia di modernità convinta, ma il futurismo aveva già concluso il suo percorso storico. Il cinema d'avanguardia degli anni venti, quando d'avanguardia era anche la scenografia all'interno della quale si svolgeva la storia. L'ideologia artistica degli anni con i quali inizia il XX secolo, ideologia forte e convinta che il mondo verrà ridisegnato integralmente verso l'utopia. Sant'Elia in primis. Stessa passione per un futuro perfetto che riprendono gli architetti russi di Giuseppe Stalin. Un po' di Lissitzky, un po' di Melnikov, in un bel plastichino con la scritta Cucchi, Chia, Clemente, Paladino. In verità è SSSR, cioè Associazione Sovietica e Socialista delle Repubbliche. Se la storia è letta in chiave forma oggettiva, l'oggetto diventa evidentemente più importante del prodotto finale. La terza mostra è a Basilea, alla Fondazione Bayer, e tenta una lettura teorica. La mostra di Basilea, negli spazi architettonicamente perfetti di Renzo Piano, pone la questione sin dal titolo, parlando di archiscultura. Trattasi di architettura o di scultura, guardando Borromini? Sant'Ivo alla Sapienza è l'uno e l'altro. È architettura nella sua dimensione autentica ed è scultura appena la dimensione cambia e diventa più piccola. Secondo la dimensione può passare da torta a calamaio. Rimane sempre viva un'illusione, e cioè che esista una forma perfetta dalla quale possa discendere tutta la storia dell'architettura. E ne è la prova questo straordinario edificio inventato da Boulez alla fine del Settecento come cenotafio per Newton. Se la forma astratta e pura è la radice dell'architettura, ebbene allora ogni percorso astratto diventa un tema perseguibile. E Malevich potrebbe essere il punto di partenza di un'idea del moderno che sembra identificare tutto il percorso del XX secolo con un razionalismo perenne, dove il concetto costruttivo è irrimediabilmente legato al gusto della linea, dai primi tentativi di Kolo Moser a quelli di Josef Hoffmann fino allo sviluppo perfetto di Mies van der Rohe. Ma proprio Josef Hoffmann contiene la contraddizione sin dall'inizio. Palazzo Stoclet a Bruxelles. Siamo nel 1902, la linea si pulisce ma rimane tendenzialmente secessionista, cioè legata ai gusti decorativi dell'Art Nouveau. Rimane stabile nella modernità un dato che si declina sempre, che è quello gotico, che ritrovo nella mano in preghiera di Rodin, che riprende quella di Dürer,
e ritrovo anche modernissima nella concezione di Pevsner. Non c'è razionalismo che tenga, e addirittura i più russi e più severi riescono a rendere il gotico il primo passo del suprematismo. L'arte sembra anticipare le forme dell'architettura, dal Boccioni del XII fino a tutta l'evoluzione successiva di Brancusi. Un po' come se Brancusi avesse inventato le forme all'inizio del secolo che Lord Foster sviluppa alla fine dello stesso. Tesi che è contraddetta dalla mostra stessa, perché qui è esposto un modello di Bruno Taut del 1914 che a sua volta prevede sia Brancusi che Lord Foster. Das Glas bringt uns die neue Zeit, Backstein Kultur tut uns nur leid. Il vetro ci porta un tempo nuovo, la cultura del mattone per noi è solo noia. Una sorta di fantastica pubblicità per la modernità nel 14, 64 anni dopo l'idea del palazzo di vetro che si fece a Londra nel 1850, quello di Paxton. La scritta incisa da Taut è emblematica. L'architettura non è più una questione di mattoni, è una questione di luce. Non crede più alla durata del manufatto, ma crede alla mistica della propria costruzione. Torna ad essere la straordinaria antica tenda barbarica, quella che già si trovava alle radici della lettura cattedrali. Quando l'Ottocento romantico e simbolista rileggeva la cattedrale gotica come architettura della luce. Visione del mondo razionalista o visione del mondo espressionista d'origine gotica? Come può lasciar prevedere questo straordinario microprogetto degli anni 50 di Finsterlin, dove l'architettura nasce copiando la forma biologica di un osso? Un espressionismo che nasce sin dai primi esperimenti di Mendelssohn. L'architettura e la scultura sono la stessa cosa nel XX secolo. Hans Arp, Henry Moore. E il grande Corbusier di Ronchamp corrispondono allo stesso stile. E Donald Judd, il concettuale minimalista americano, è architetto o è creatore di sculture? La risposta surrealistica la dà già Magritte. Le due cose sono ben diverse. L'architettura non si fonda sullo spazio, l'architettura si basa sulla dimensione. Il resto è pura fantasia creativa, dove già negli anni 60 si poteva inventare una città intera o un edificio a forma di imbuto e dove il grande Isozaki, proprio in quegli anni 60, immaginava l'urbanistica. Fuori scala, tutto diventa un simpaticissimo e attraente fumetto. La questione rimane aperta. L'epoca delle avanguardie è conclusa. Stiamo vivendo un'epoca nuova, un'epoca di sperimentazione, di confusione, ma un'epoca profondamente attraente.